Ragazzi, so che siamo venuti tutti qui perché non sapevamo cos'altro fare e ancora non lo sappiamo, ma dato che stiamo tutti pensando a Rowan, forse dovremmo parlare di lui. Vuoi dire condividere i nostri ricordi? Potrebbe essere un buon inizio, Rocky. Che c'è che non va? Intende dire oltre a quello che già sappiamo. Tutti stanno condividendo magnifici ricordi e tutti voi pensate che io conoscessi Rowan meglio di tutti voi. Ma non riesco a ricordare l'ultima volta che ho davvero trascorso del tempo con Rowan. Forse quella sera di cui abbiamo parlato, a lezione da Bill. Non parlo delle lezioni o incontrarsi o incrociarsi in corridoio o sedere assieme a pranzo. Odio chiederle come stai dopo il pledicozzo di Melula di prima, ma va tutto bene qui? Non volevo intristirti, Loki, quando ti ho incoraggiato a falci parlare di Rowan. È solo che non riesco a ricordare l'ultima volta che ho davvero trascorso del tempo con Rowan. Ho avuto così tanto da fare. Anche io faccio fatica a ricordare l'ultima volta che ho trascorso del tempo con Rowan. Forse è stato con te. Con me? E Rowan? Me lo ricordo solo perché era insolito che Rowan trovassi nelle cucine. Stavate raccogliendo gli ingredienti per un filtro d'amore. Oh, è quel filtro d'amore che abbiamo preparato perché potessi prendere il mantello dell'invisibilità. Sembra passato così tanto tempo. Già, ti ho messo in contatto con una strega che veniva a Hogsmeade con la pietra di luna e la polvere di pietra. Ora mi sta tornando in mente, Rowan voleva andare alla stazione di treni di Hogsmeade insieme a me. E ho accettato! E alla fine ci siamo fatti tante di quelle risate. Alla stazione di Hogsmeade? Che c'è di tanto divertente? Il treno era così in ritardo e Rowan si è accorto che l'orologio è sempre rotto, quindi non sapevamo quanto fosse in ritardo. Fino a qui sembra poco divertente. Ma ci ha dato il tempo di parlare di tutto e niente. Una di quelle chiacchierate che ti colgono di sorpresa. So cosa vuoi dire. Abbiamo parlato della nostra amicizia, di come delle cose fossero cambiate e altre no. Di come Rowan mi avesse insegnato a giocare a gobbiglie e a lanciare il Riku tu sempre. Visto? Adesso stai ricordando. Alla fine eravamo così stufi di aspettare il treno e dell'orologio rotto che ci siamo lanciati l'incantesimo di solletico tanto per passare il tempo. E abbiamo riso come matti finché abbiamo sentito arrivare il treno. È stato ridicolo.
inatteso e stupendo. Sono davvero felice che tu abbia trascorso quel momento con Rowan, Rocky. Che l'ultimo ricordo con lui sia così speciale. Quel ricordo nessuno può portartelo via. I ricordi durano per sempre. In quel momento sembrava una scelta così insignificante. A volte invece sono quelle che contano di più. Grazie a tutti voi per avermi aiutato a ricordare. I buoni amici sono così importanti nei momenti tristi. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!